grazie, io sarò molto più breve. Innanzitutto mi piacerebbe accendere il microfono, altrimenti neanche mi si sente. Io sarò più breve, ringrazio ovviamente per l'invito, ringrazio il sindaco Salmetti che ovviamente a cui mi unisce il fatto di essere sindaco in un momento molto particolare. Ora o mai più veniva ripetuto e veniva ribadito, ovviamente non posso che affermare la necessità che ora più che mai, veramente dopo il periodo pandemico, nella speranza ovviamente che poi non si ripresenti a settembre, non bussi alle nostre porte per un'ulteriore ondata, che vedeva i nostri imprenditori, che vedeva le nostre teste rialzarsi dopo un periodo veramente inedito, assolutamente difficile, non soltanto per gli enti pubblici, per le imprese, ma per la popolazione. Siamo stati abbattuti dal punto di vista congiunturale e imprenditoriale da un'ulteriore catastrofe, quella dell'evento bellico, che sicuramente si ripercuote sui costi delle materie prime, sui costi delle produzioni, sugli appalti, sulle assegnazioni, sui rincari delle assegnazioni degli appalti, generando una situazione in cui stavamo rialzando la testa e purtroppo invece ci troviamo a doverla riabbassare per riaffrontare un periodo molto difficile, molto complesso. Ringrazio ovviamente il mio grande amico con il quale sono legato da tempo, non soltanto per una individuazione di vedute di rilancio di impresa e di appartenenza al mondo delle categorie e delle rivendicazioni sindacali di categoria che ci ha uniti veramente per oltre un decennio, ma anche per le prospettive che abbiamo affrontato insieme durante l'epoca pandemica. Ricordo il Nucleo Fenice, attraverso il quale fummo come stakeholder uniti, in sinergia e in complementarietà, pronti ad attivare oltre 50 milioni di euro attraverso percorsi di snellimento burocratico, quindi di facilitazione delle procedure di assegnazione. Questo grazie alla complementarietà, all'amicizia, ma anche all'alto livello di professionalità e di interscambio che è sempre esistito dall'ente del Comune di Grosseto e la Camera di Commercio, che hanno sempre lavorato come un binomio indissolubile, fronteggiando tutte le sfide che si sono prospettate nel passato e che sicuramente adesso si rinnovano nella loro prudenza e nella loro difficoltà, come veniva ribadito da chi mi ha preceduto. Adesso più che mai, ora non mai più, io credo che sia veramente un elemento fondamentale sul quale riflettere, perché credo che le perdite che vengono definite veramente milionarie, miliardarie, da Confindustria, ma da tutte le associazioni che appartengono alla casa delle associazioni di categoria, quindi mi riferisco alla Camera di Commercio, dimostrano che ora veramente sia assolutamente necessario passare dalle parole, dall'analisi, dal monitoraggio dell'andamento congiunturale a quelle che sono le soluzioni, abbattendo quelle barriere, quelle ideologie, quei campanilismi a cui si riferiva anche l'amico sindaco di Firenze da cui provengo, Nardella, che purtroppo hanno sempre, soprattutto in Toscana, ma non solo in Toscana, ha avuto la funzione divisiva e divisoria, soprattutto di rallentamento di quelli che sono stati i processi di evoluzione, anche tipici del nostro gap infrastrutturale. Io vengo da Grosseto, quante battaglie abbiamo fatto anche con Sì Grosseto va avanti, la manifestazione portata innanzi proprio dalla Camera di Commercio, a cui tutti abbiamo aderito rispetto al corridoio tirrenico. Io so che una statistica proprio della Camera di Commercio dice che il 59,7% degli imprenditori a livello di Regione Toscana revisa come essenziale proprio il colmare questo gap infrastrutturale proprio sulla parte costiera, che sicuramente non può più essere concepita come disgiunta o non facente parte o facente parte di una zona marginale della Regione Toscana. Oggi si vince tutti insieme, si vince uniti e le sfide che sono prospettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si possono affrontare soltanto se ci si mette tutti insieme e se si trovano le giuste sinergie. Il sindaco Salvetti parlava di un finanziamento molto importante che è stato portato innanzi sul PNRR a livello appunto della città di Livorno. Anche noi a Grosseto abbiamo quasi 118 milioni di euro che sono stati recentemente presentati anche al sottosegretario Bergamini, che dimostrano lo stato di avanzamento dei lavori e quindi sono cospicui, sono ingenti e sono importanti. Anche noi abbiamo percepito il finanziamento sul programma innovativo nazionale della qualità dell'abitare, attivando sì con 15 milioni di finanziamento un percorso che pare 53-54 milioni di euro complessivi in partnership pubblico-privato. Quindi ci sono sicuramente i presupposti. Stamattina venendo qui ho avuto notizia di aver percepito 8 milioni e mezzo per l'abbattimento e la ricostruzione degli asili e delle scuole d'infanzia. Quindi sicuramente un qualche cosa che dimostra che i presupposti per un rilancio e per una rinascita ci sono. Ma è altrettanto vero
che a livello prefettizio, sempre con la Camera di Commercio, abbiamo incontrato tutte le imprese del luogo, dimostrando, a causa dell'evento bellico, che purtroppo i problemi sono ancora tanti, sono grandi, e anche tutti i super bonus e tutti gli strumenti finanziari, gli strumenti tecnici, amministrativi, procedurali messi in campo dal Governo nazionale trovano difficoltà di attecchimento. Quindi la necessità di fare una sintesi, di trovare un punto di raccordo, di trovare un punto di congiunzione tra enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni e rappresentanze del mondo dell'impresa diventa essenziale, fondamentale e diventa un qualche cosa che non posso che apprezzare dal profondo del mio cuore per i motivi che ho detto, mettendo me stesso, come ho sempre fatto, insieme alla mia struttura, ma anche attraverso il network e le relazioni che mi legano non soltanto con il livello regionale ma anche con quello nazionale, a disposizione delle categorie del mondo di impresa e della Camera di Commercio per fare in modo che tutte queste opportunità che oggi verranno trattate in maniera profonda attraverso i panel tematici possano poi tradursi in maniera veloce e tempestiva in applicazioni sul territorio di vero rilancio congiunturale di cui tutti noi abbiamo grande bisogno. Quindi complimenti a Riccardo Breda, complimenti a tutti voi e auguro a tutti voi un buon lavoro dalla meravigliosa Grosseto. Grazie per le sue parole. Quindi,